siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, questa 32esima domenica del tempo ordinario sottopone evidentemente alla nostra attenzione un tema che è poi un articolo di fede molto importante che ogni domenica recitiamo nel credo al termine di esso, che è la risurrezione dei morti. Sia la prima lettura che il Vangelo hanno parlato di questo tema. La prima lettura mostrando l'esempio eroico di un celebre episodio dell'Antico Testamento che, se Dio vuole, in questa omelia approfondiremo bene, ossia il martirio di una mamma e di 7 figli morti davanti agli occhi della mamma per fedeltà alle leggi di Israele, messe in pericolo dalla persecuzione di un tiranno, Antioco IV Epifane, che aveva minacciato agli ebrei ciò che sempre fanno i persecutori: o rinneghi la fede oppure io ti ammazzo, e ti ammazzo malamente e violentemente. E il modo con cui questi giovanissimi con la mamma hanno affrontato il martirio è una testimonianza vivente della loro fede fin dall'Antico Testamento nella risurrezione dei morti. Gesù invece parla di questa verità di fede obiettando, ecco, ad esempio fatto dai Sadducei, cioè, se uno c'ha, se una moglie c'ha 7 mariti, poi dall'altra parte tutti e 7 la reclamano, con chi va? Ecco, sulla base di questa argomentazione, che a noi sembra un po' puerile, Gesù trae argomento per proclamare con fermezza questa verità di fede, e andando alle radici veterotestamentari, che poi i morti risorgano, termina il Vangelo, lo testimonia il passo della scrittura in cui Dio si rivolge a Mosè chiamandosi Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ma Abramo, Isacco e Giacobbe sono vissuti circa 1000 anni prima di Mosè, e siccome Dio non è Dio dei morti ma dei viventi, è evidente che si parla di questi morti nel Signore come già viventi nell'anima e destinati alla risurrezione dei corpi. Ecco, un'ottima introduzione a questa domenica è una frase contenuta nella seconda lettura, prima di passare alla prima. San Paolo dice queste parole: la fede non è di tutti. Detto in altre parole, non tutti hanno la fede. Ho detto in altre parole ancora, non tutti credono fermamente alle verità di fede, questa in particolare, perché voi sapete, fino ad oggi di risuscitati dai morti non ce ne sono stati, salvo 2, come dire, casi straordinari, che sono nostro Signore Gesù Cristo, che è l'unico che è tornato vivo dal cimitero sulle gambe proprie, e Maria Santissima, che è stata assunta in cielo in corpo ed anima. Ecco, ma di tutti quanti gli altri comuni mortali noi non abbiamo, diciamo così, la percezione del loro essere già perfettamente risorti. E quindi, come tutte quante le verità di fede, si sottopone, si propone la nostra intelligenza, la nostra volontà, come dice, c'è la risurrezione dei morti? È una cosa che ci sembra molto strana, perché tutte quante le volte che abbiamo visto qualcuno morire, che abbiamo dolorosamente accompagnato qualcuno al cimitero, e l'abbiamo accompagnato e lì è rimasto, quindi ciò che noi vediamo, ciò che noi percepiamo con i sensi, non è certamente di aiuto a interiorizzare questa verità di fede. Ecco perché San Paolo dice: attenzione, che la fede non è di tutti, però attenzione, la fede del nostro Signore, almeno per quanto riguarda noi battezzati, l'ha data a tutti. Ecco, domani sarà una bella giornata per questa parrocchia, perché ci sarà un battesimo. Ogni volta che in una comunità c'è un battesimo è sempre una giornata di festa, perché c'è un nuovo figlio di Dio. Il giorno del battesimo la fede, che è una virtù infusa perché è una virtù divina, è stata data a tutti quanti. Vi ricordate però quella candelina accesa che viene consegnata al padrino della madrina con il compito di non farla spegnere? Sì, la prendono il padrino e la madrina, ma poi quando diventiamo grandi quella candelina viene consegnata a noi. Vi ricordate che la notte di Pasqua la riaccendiamo, e quando vediamo quella candelina accesa, quello non è un gioco o una cosa folcloristica fatta tanto per fare una cosa che fa un po' di scena, ma tutti quanti i riti e i simboli nella Chiesa sono molto significativi. Cioè, guardando quella candelina mi devo chiedere: ma la fede mia oggi che fine ha fatto? Ecco, andiamo a vedere la prima lettura. Allora, vi racconto un piccolo antefatto, perché prima di iniziare le esecuzioni, ho detto, questi erano 7 ragazzi, figli
di una donna uccisi sotto gli occhi della madre che poi è stata uccisa per ultimo. Se uno va a leggere un pochino prima, e il tiranno dice alla madre di guarda che dia qualcosa ai figli perché tra poco io te li faccio secchi tutti quanti. Sapete questa mamma cosa ha detto ai figli? E qui tutti quelli che sono mamme si devono chiedere, ma io al posto di quella mamma, e se lo devono chiedere, se avrei fatto la stessa cosa? Cioè, pensiamo mamme, che significa vedere morti ammazzati sotto i propri occhi un figlio. Sapete che ha detto quella mamma? Basta andare a leggere, quindi il capitolo 6 e 7 del secondo libro dei Maccabei. Dice la Bibbia, vada e legga, controlla. E andò e dice, figlio mio, io ti ho portato nel grembo, ti ho tenuto per 9 mesi, non so da dove è venuta questa vita, 9 mesi nel grembo e 3 anni attaccato al seno. Tu sei un dono di Dio e io l'ho accolto con gioia. Non ti verrà mica in mente adesso di rinnegare il Signore e di sottoporti a questo tiranno, perché io da mamma ti dico, vai tranquillamente a morire per amore del Signore. Tanto è vero che questa lettura, che è il prequel della prima lettura di oggi, si trova in alcune messe in onore della Madonna, perché una donna che parla in questo modo, capite che è una perfetta prefigurazione della Madonna, perché la Madonna parlerebbe così. La Madonna era presente sotto la croce, gli è dispiaciuto tanto vedere morire nostro Signore, ma siccome la morte di nostro Signore era la salvezza per l'umanità intera, guardate che la Madonna, se il nostro Signore non ci fosse andato sul Calvario, non vi scandalizzate di quello, ce l'avrebbe portato lei, morendo di dolore, ma ce l'avrebbe portato lei. Capite cosa significa averci una fede degna di questo nome? Allora, mamme, se tuo figlio, poniamo il caso che vengano quelli dell'ISIS, che ci mettono tutti quanti in fila e ci ammazzano se non rinneghiamo il cristianesimo, e c'è tuo figlio che sta lì, tu che gli dici? Che è meglio che dici viva là così te ne torni a casa, oppure vai, non ti preoccupare, coraggio, dai la vita, non temere, anche perché qui ci siamo di passaggio, ma nostro Signore ti ricompenserà. Questa è, capite, no? Questa è una testimonianza. Andiamo a vedere il comportamento di questi ragazzi. Uno di loro, il primo, dice, che cosa vuoi sapere da noi? Noi siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. E attenzione, questo non è che l'ha detto, vi ricordate che pure San Pietro prima del Giovedì Santo disse a Gesù, ah, io vengo con te in prigione alla morte. Poi vi ricordate quello che è successo, no? Appena sono arrivate le guardie, dice, ma tu eri amico suo, dice, io mai visto e conosciuto. Quindi, perché poi l'umana debolezza a volte ci gioca dei brutti scherzi, ma questo ha detto siamo pronti a morire e 5 minuti dopo era morto. Quindi non era uno sproloquio o un dire una frase che poi non ha seguito, alla frase non sono seguiti i fatti, sono seguiti i fatti e come? Dice il secondo, vedete la fede, no? Tu scellerato ci elimini dalla vita presente, questi sono morti di morte violenta, ma il re dell'universo, vedete come ci credeva? Dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova e eterna. Capite? Ma noi tra poco diremo il credo, no? Il credo si dice a testa alta, la testa si china profondamente soltanto quando si dice per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Il credo si dice a testa alta perché noi ci gloriamo della nostra fede. Ecco, però è abbastanza facile recitare il credo qui, capite? Sotto minaccia di morte, capite? È un po' più difficile recitare il credo in questo modo. Ecco, la più bella cosa è il terzo, che poi era tra i più piccoli. Dal cielo a queste membra si è fatto tagliare la lingua e le mani, e io per amore di Dio le disprezzo perché da lui spero di riaverle di nuovo. L'esempio di questo giovane ragazzo, questo re pagano, e i dignitari, dice il testo, rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane che non teneva in nessun conto le torture. E poi c'è l'ultimo, o meglio, non l'ultimo di oggi, perché poi il testo si ferma, ci stanno gli altri tre più la madre, oggi abbiamo sentito soltanto i primi quattro, che dice, preferibile morire per le mani degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati. E chiude con un monito, perché anche questa è una verità di fede, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita.
Domanda: quante risurrezioni ci saranno quando Gesù tornerà alla fine della storia? Guardate, ci saranno due tipi di risurrezione, non una, molto differenti, perché risorgeranno i giusti, dice il capitolo 25 di Matteo, ma risorgeranno anche gli empi. Per i giusti sarà una risurrezione di vita, di gloria e di beatitudine. Per gli empi, per questo e tutti gli amici suoi, sarà una risurrezione di condanna e di eterno tormento da condividere anche nel corpo. Queste sono verità di fede, figlioli miei cari, cioè non è che sono idee di Don Leonardo o di qualche teologo che si è svegliato la mattina, d'accordo, di qualcuno che racconta le favole. Queste cose sono verità di fede divina e cattolica, contenute nella Sacra Scrittura e autorevolmente insegnate nella Chiesa e professate nel credo. Per cui chi non ci crede a queste cose è fuori della comunione con la Chiesa Cattolica, cioè un tempo si diceva scomunicato, d'accordo, oppure eretico, cioè è nell'errore, è fuori dell'ortodossia. Ecco, nella vicinanza della fine dell'anno liturgico e dell'Avvento, la Chiesa ci propone con forza, perché è molto differente, capite, vivere con una fede granitica nella risurrezione con questi ragazzi, oppure non averla. Se non altro perché dinanzi, voi capite oggi quanto facilmente si rinnega nostro Signore. Chiudo con un esempio moderno, no? Io un pochino di tempo fa, non mi ricordo chi c'era a tavola con me, c'era una giornalista, non so se della Rai 1 o della Rai 2, che stava leggendo il telegiornale, ma si vedeva benissimo che c'era al collo, non mi ricordo se un rosario o un crocifisso. Io sono rimasto colpito, dicono: guarda questa. E mi è stato detto, io non lo sapevo, forse qualcuno di voi lo sa, che quella giornalista ha dovuto combattere una guerra giudiziaria, lo sapevate? Perché l'hanno chiamato la redazione, dice: che ti metti il rosario? Perché oggi se uno porta il rosario al collo, ma come se fosse una serpe, che ti metti il rosario, ostenti queste cose, che ti metti, te lo devi togliere. E quella che era una cattolica, insomma, dice: che, perché me lo devo togliere? Di che mi devo vergognare? Che c'ho un serpente addosso, che c'ho un coso che spaventa i bambini, è un rosario, e io non mi posso mettere il rosario. Cioè oggi non ci stanno i tiranni come Antioco Epifani che ci ammazzano, però c'è questa forma di guerra latente, cioè che tu ti devi uniformare, non puoi dire apertamente o mostrare apertamente che sei cristiano, perché sennò qualcuno si gira, capite, gli dà fastidio e tu non devi urtare il prossimo. Allora, per ora non ci vengono chiesti gli eroismi di questi quattro ragazzi, però un minimo, ecco, di fierezza e dignità a dire: mi dispiace, io non sto facendo niente, ma se ti ho fastidio che porto il rosario al collo, che lo porto in mano, questo è un problema tuo, ma io sono ben felice di farlo, non faccio del male a nessuno, contentissimo di essere cattolico e contentissimo di voler un po' di bene alla Madonna. Quindi se c'è qualche problema, problema tuo, cioè, io non, e non vedo perché debba rinunciare per compiacerti, quindi facendo un passo indietro nei confronti di ciò in cui credo per compiacere agli uomini. Questo non dobbiamo fare. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti in questa domenica a rifare nostro questa bellissima verità di fede, e come diciamo la notte di Pasqua, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, vi ricordate l'espressione? Noi ci gloriamo di professarla, siamo orgogliosi in Cristo Gesù nostro Signore, e a tutto quello che diciamo nel credo e che concludiamo con Amen, ci crediamo fermamente, anche se non c'è evidente, senza nessun dubbio, senza nessuna esitazione, contentissimi e fieri di credere in ciò che Gesù ci ha rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Siamo lodati Gesù e Maria.